denuncia dal ministro dell'Interno Lamorgese per vilipendio. Ecco, che cosa è successo? L'anarchia Che cosa è successo? non siete aggiornati. Ho No. mandato un bel mazzo di rose 2 giorni fa e mi è stato riferito che il commesso, quando ha visto questo mazzo di rose che ho mandato al ministro, ha esclamato: finalmente qualcuno è riuscito a piegare l'impertinente De Luca. Ma io non è che ho mandato le rose per farmi perdonare, per chiedere scusa. Ho mandato le rose per dirgli grazie. Signor Ministro, mi faccia qualche altra denuncia per vilipendio, perché queste sono denunce di lesa maestà. Anzi, se istituite il reato di lesa maestà, probabilmente avete ottenuto il risultato di mettere quel bavaglio al territorio che vi dice che non sapete fare le leggi e soprattutto, non avendo avuto l'esperienza neanche di aver amministrato un condominio, non vi rendete neanche conto di cosa significa legiferare. Però Perché la scusi, situazione scusi, scusi un è secondo, Cateno, questa. Prego. signor, la fermo un secondo. Intanto voglio capire, beh, insomma, la Morgese è una storia di amministrazione e di gestione tra le varie prefetture storiche, quindi diciamo che non Sì, avrà sono amministrato un fatti in condominio, ma amministrazione sul campo è gestisce. diversa, Giretti. No, però aspetti, L'amministrazione sul campo è perché è un'altra accusato di cosa. vilipendio? Perché? Cosa avrebbe fatto? Scusi, così capiamo. Perché ho mandato a fare in culo il ministero. Questo termine ho usato. Perché? Perché Beh, mentre io il 23 di marzo ero lì a fare il blocco sullo stretto di Messina alle ore 22, il ministro che ha fatto ha mandato invece un comunicato stampa alle 20, dicendo è tutto a posto sullo stretto di Messina, quindi è inutile che De Luca, il sindaco, faccia questi controlli. Lo sa com'è finita? Che dal lato di Villa San Giovanni hanno nascosto 100 macchine con 200 persone e non le hanno fatte attraversare, ma sono stati sfortunati perché alle ore 22:30 io ero con la polizia di Stato dal lato di Messina, abbiamo fatto il controllo su 28 macchine. Abbiamo dovuto denunciare, c'è il verbale della polizia, 10 persone, 3 macchine piene con persone con dichiarazioni irregolari e quindi il ministro mi denunci pure, porterò in tribunale il verbale della polizia di Stato, da dove si evince che abbiamo constatato, nonostante l'asseverazione del ministro, che si passava in modo irregolare. Ma non è questa la situazione, Giletti. Io lo so perché mi sono incavolato. Per un motivo semplice, perché da settimane che al ministro e che al prefetto ho spiegato e ho scritto che quel modo di gestire il traffico sullo stretto non avrebbe dato i risultati sperati. Quindi ho proposto, lo sa che cosa, l'istituzione della banca dati con prenotazione online per passare sullo stretto. E ieri il ministro dei trasporti mi ha fatto un regalo, ha fatto un'ordinanza d'intesa con il ministro della sanità e mi ha santificato, perché ha introdotto, per evitare la sospensione del trattato di Schengen, ha introdotto per passare da uno stato all'altro la prenotazione online preventiva con la costituzione della La banca dati fermo, con De Luca. scritto e Voglio l'opzione per sentire. passare.